Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di Sule. Sì, ragazzi, sì, parliamo sempre di lui perché sembra che ci sia una nuova pretendente per Sule che si sta inserendo tra Roma e Leicester. Diciamo anche, anzi, che le sta proprio superando Roma e Leicester, perché Roma e Leicester sono fermati, se non sbaglio, sui 25 milioni. E la Juventus ha detto meno di 35 milioni, Sule da qui non parte. Ragazzi, però, come sempre, vi invito a mettere like al video se vi fa piacere. Commentate il video solo a fine video visto. Condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale. Fate iscrivere i vostri amici, compagni, sorelle, nipoti, pronipoti. E attivate, ragazzi, la campanella per non perdervi mai le notifiche dei video che io vado a pubblicarvi su questo canale. Allora ragazzi, partiamo, andiamo a leggere, eccolo qua. Mattia Sule sembrava tra virgolette fatta con l'Eister perché aveva offerto abbastanza, ma non quanto chiesto la Juventus. Mattia Sule ha sempre detto il desiderio di vestire la maglia giallorossa nel caso dovesse essere venduto, anche se lui vuole rimanere. Però ora sembra che ci sia, ripeto, una nuova squadra che si è inserita. La Juventus prosegue nel proprio lavoro estivo in Germania, all'interno del centro sportivo dell'Adidas, insieme alla squadra bianconera che si sta allenando sotto lo sguardo vigile di Thiago Motta, e dove è presente anche Giuntoli, che, telefono alla mano, sta portando avanti le tante trattative aperte, soprattutto per quello che riguarda le cessioni. L'argentino Sule è presente in Germania, come vi dicevo io, che lui è partito comunque con la squadra. E secondo Tuttosport si sta allenando bene e con la giusta intensità, ma il futuro appare segnato. Motta lo vuole tenere, però sa che dobbiamo mettere a posto i bilanci, quindi si deve vendere certi giocatori, e lui è uno di quelli appetibili. E sarà lontano dalla Juventus, che dal suo cartellino punta ad ottenere una cifra di circa 35 milioni di euro, considerati anche i bonus inclusi. Da tempo, ripeto, si è mosso in Leicester, così come la Roma, destinazione preferita da parte dell'ex Frosinone. Non solo, però, secondo quanto diranno, infatti, sul giocatore si sta inserendo anche una squadra inglese, un'altra, il West Ham. I londinesi non hanno ancora messo sul piatto una proposta ufficiale, ma starebbero lavorando tramite alcuni intermediari a un'offerta molto vicina a quella della Juventus. Quello che si è appena aperta, in ogni modo, sembra essere la settimana decisiva per capire meglio quale sarà il futuro del talento argentino. Quindi, ragazzi, allora, il West Ham sembra che si stia inserendo per assicurarsi Sulè. La Roma poi adesso va a dire che vengo qua. Ci sono già dei cacciatori simili. Era meglio acquistare Thuram, ma l'ha preso la Juventus. Non so cosa c'entra questo qua. Però vedete, quando poi uno non riesce ad arrivare all'uva, dice che l'uva è acerba, nel senso che già ci sono giocatori simili quando voi invece l'avreste voluto comprare. Però i soldi sono pochi, quindi ripeto, dite che non vi interessa perché avete già dei giocatori simili. Allora, perché vi siete mossi? Comunque, sono sempre frasi di circostanza che vanno dette perché poi, quando, ripeto, non arrivi a un giocatore, dici che comunque già lo avevi in casa, e quindi era soltanto un pur parler. Quindi diciamo che si è inserito il West Ham. Da quello che so, West Ham sta pensando veramente di metterci i 35 milioni richiesti dalla Juventus. Quindi Roma e Leicester rimangono a mani vuote. Sule ha detto, ripeto, vorrebbe andare alla Roma, ma se la Roma non fa offerte degne di nota, ovvio che la Juventus non lo può svendere, anche perché è un giocatore di talento, il quale io avrei comunque tenuto. Però se la Juventus dice di venderlo per mettere a posto i bilanci, posso anche capirlo. Il bello è che, oltre a Sulè, andrà via anche Chiesa, ragazzi. Questo mai si sa. Dobbiamo soltanto decidere quale destinazione migliore.
C'è sempre l'1% che possa rimanere alla Juventus, ma io penso che se poi rimanga la Juventus, perché il procuratore dice che non abbiamo trovato nessuna proposta, non abbiamo trovato nessuna squadra che ci dà quanto richiesto, molto c'è anche la possibilità che Chiesa venga tenuto dalla Juventus, tanti soldi gli deve dare comunque, lo tiene in tribuna per un anno e così capisce che per volere certe cifre è meglio usare la testa. Poi io ripeto, per me è sempre più colpa dei procuratori, degli assistenti che degli assistiti o dei giocatori, perché sono loro che spingono a puntare in alto, perché loro almeno prendono migliori provvigioni. E io sono anni che dico che bisogna fare la riforma, bisogna fare una riforma dei procuratori, perché non si possono fare come vogliono loro, non possono fare di testa loro. Ora contano di più i procuratori che i giocatori. Contano di più loro che i giocatori. I giocatori devono avere sì un loro procuratore che li assista, ma non che facciano la richiesta di stipendi sempre più alti, sempre più alti, sempre più alti, sempre più alti. Basta, ormai basta, ormai basta. I soldi non ci sono più in Italia. Si va bene questo qua perché con 4 milioni, 4 milioni all'anno, anzi 4 milioni, per chi ha la mia età o anche più vecchio, sono 8 miliardi all'anno. Penso che sia una cifra abbastanza ragionevole, abbastanza ragionevole. Non penso che faccia la fame con 4 milioni all'anno, 4-5 milioni, no, 8 milioni, 10 milioni. Basta, cos'è questo? Non sono queste cifre qua. Guardate, guarda caso le squadre interessate a Chiesa che fanno Champions, che poi lui vorrebbe facendo, non ci sono, non ci sono ragazzi, non ci sono. Perché spendere 25 milioni per un giocatore che comunque ha avuto un infortunio gravissimo, con uno stipendio di 5 milioni che lui vuole portarlo a 7-8 milioni, nessuno punta a prendere questo giocatore qua, perché penso che le squadre che giocano in Champions sono già attrezzate ad avere giocatori importanti. Quindi no, non verrà preso da queste squadre qua. Poi ci sarà qualche squadra, ci sarà in Arabia, possono dare questi soldi qua. Non lo so. Comunque, ragazzi, ripeto, il West Ham si è mosso per Sulé. A me a questo punto spiace più per Sulé che per Chiesa. Spiace più per Sulé per Chiesa, e sapete ragazzi la mia stima che ho per Chiesa, ma questa tarantella sta andando avanti troppo a lungo e noi non riusciamo a fare gli acquisti che ci servono per l'attacco. Ok? Quindi o ci muoviamo o ci muoviamo. Il procuratore Ramadani è ora che si dia una svetta, una mossa, si dica sì o no e basta, finisce lì. Basta. Quindi ragazzi, ripeto, Sulé non è partito, non è venduto, non è niente, ma c'è il West Ham che ha fatto questa, sta facendo, ancora non ufficiale, ma sta parlando con gli intermediari per dare alla Juventus la sua proposta di 35 milioni e portarsi Sulé subito a casa loro. Giuntoli, appena avrà questa offerta, penso che chiuderà subito il colpo e in settimana. Se arriverà, ripeto, questa offerta, in settimana sarà chiusa questa cessione. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate, sia di Sulé che andrà forse a West Ham e di Chiesa che non si dà una mossa. Mettete like, commentate, condividete, ragazzi, iscrivetevi, fate iscrivere, attivate la campanella. Qui sotto, ragazzi, trovate lo sticker super grazie per le donazioni al canale. Fino alla fine, forza Juventus e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.